Quale fu il suo primo incarico insieme a Gabe? Nel 98 fummo assegnati all'unità internazionale antiterrorismo. Stavate lavorando alla cattura di Eric Rohmer? Sì, eravamo sulle tracce di Rohmer da 2 anni. Nel 99 fummo mandati in Costa Rica per cercare un agente segreto scomparso. Scoprimmo una sofisticata organizzazione produttrice di droga. Mentre Gabe si occupava delle piantagioni, io mi infiltrai nei laboratori di Rohmer. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo nuovamente nei panni di Liang Xing. Foresta pluviale Costa Rica, rovine azteche. Deposizione di Liang Xing dal verbale del congresso. Il gruppo di Rohmer aveva rapito un gran numero di scienziati e tecnici di fama mondiale per farli lavorare nei propri laboratori. Benton voleva che li portassi fuori vivi. L'agenzia aveva bisogno delle loro informazioni per capire a cosa servivano quelle piante. Mi fu anche ordinato di prendere un campione del materiale che stavano sintetizzando. Da qualche parte usavano dei computer per modificare la chimica della pianta. Dovevo trovare il data disk e distruggere i computer. A quel tempo non avevamo mai sentito la parola siphon filter. Quelli dei laboratori? Non ucciderli. Il rapporto di Ellis specificava che gli scienziati, così come i lavoratori della piantagione, sono trattenuti contro la loro volontà. Stiamo attivando un'unità di recupero per tirarli fuori di lì. Ricevuto. Sto per entrare. Quindi gli scienziati devono essere salvati e gli altri li possiamo ammazzare. Notate tra l'altro il fatto che abbiamo un UAS 12. RIP. Potremmo anche evitare di farlo soffrire. No, niente, RIP. Che fu eso? Da quant'è che non utilizzavo il taser? Bellissimo, adoro il taser. È una delle mie armi preferite in Siphon Filter. Allora, vedi, li facciamo proprio arrosto. Allora, in realtà di qua si può salire. Io però non ricordo se da quel lato effettivamente c'era qualcosa. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Mi ricordo che si poteva salire forse da entrambe le parti, ma di qua non ricordo se c'era qualcosa. Quello poverino ha la gamba rotta ed è rimasto lì come un ceppo. No, non è morto. RIP. Qua non ci posso andare più di taser. Perché qui già ci sono i soldati incazzati come dei mostri. Ah, vaia, ma perché non spara, Dio? Madonna mia, devo premere proprio con... cioè, devo premere proprio con violenza. Perché non spara? Con il frastuono dell'attacco aereo ordinato da Logan, potresti provocare una sommossa senza allertare troppo le guardie. Cioè, la vedo difficile. Anche perché non ho armi col silenziatore, quindi...
Ok, qua abbiamo fatto il giro, giusto? Sì, ok. Voglio tentare di utilizzare il meno possibile la mappa per, anche per una questione mia personale di ricordi del gioco, no? Voglio vedere fino a dove effettivamente io riesca a ricordarmi le cose. È vero che non lo gioco da tantissimo tempo, però diciamo che diverse robe dovrei ricordarle. Qui era tutto sfasciato. Anche perché poi alla fine comunque le mappe sembrano confusionarie, ma sono soltanto dei corridoi. Cioè praticamente sono dei corridoi. Quindi è vero che alcune mappe hanno più livelli e quindi possono confondere. Questo è vero. Tipo qua per esempio, no? Che sono salito, ma ah, UAS 12 qua. C'erano le armature per l'UAS 12. Questa è la Falcon addirittura. Oh porca troia. Qua si può fare un bel caporetto. Là c'è uno scienziato. Perfetto. Chi è fu esso? Qui abbiamo un bel giubbotto di proiettile, easy. Qua non c'è nulla, abbiamo fucile a pompa al massimo, per cui sfruttiamolo. Qui c'è uno dei computer. Ho trovato il computer del laboratorio primario, mi sto inserendo. C'è un elicottero che ci aspetta oltre il tempio est. Corri! Qui abbiamo salvato lo scienziato. Qui ora dobbiamo scaricare i dati. Esatto, ora dobbiamo sfasciare i computer. Compreso questo. Ovviamente mi hanno colpito perché sono degli stronzi. Ecco, qui c'è lo scienziato. Per favore, non uccidermi. C'è un elicottero che ci aspetta oltre il tempio est. Corri! Ogni volta che incontriamo gli scienziati diremo la stessa frase. Che tra l'altro, se avete notato, lo scienziato doppiato da Claudio Moneta. Altri 5 computer da distruggere. Allora, i computer mi ricordo che c'erano questi due qui. E poi c'era una zona praticamente dove c'erano tutti i computer insieme. Che era tipo una zona aperta al centro della mappa. E forse era questa. Perché mi ricordo che appunto era... Questo cortile è sì. Sorvegliato. Usa la copertura dell'attacco aereo per far fuori quei tizi. Se ti scoprono potrebbe essere dure. Ecco, facciamo attenzione perché qua... Stai zitto. Minchia, ma hanno visto. Porca troia. Aia. Grandissimo bastardo.
Ma dai! Questo è perché lei quando spara si mette storta col corpo. E quindi succede questo. Non spara, cioè incredibile. Cioè delle volte mi rimane bloccata e non spara. Ok, diciamo che il peggio dovrebbe essere passato. Ti prego! Lancia gas lacrimogeno. Le celle sono chiuse. Trova un modo per farle saltare. Devo prendere l'esplosivo. Devo trovare gli esplosivi anche. Oh, giacca antiproiettile. Ecco, questa è la zona che dicevo io. Romer quiere saber dónde se encuentra el Dr. Fried. Habla y Romer promete que la dejará ir. No, non lo tradirò mai. Bueno, entonces mátenla y rompan este templo y encuéntrenme a Fried. Questa è Elsa Weisinger. Ho visto il suo file. È una biochimica. Non lasciare che la uccidano. È la chiave che può aiutarci a capire cosa avviene in questi laboratori. Arrodíllese! Esta su ultima opportunità. Donde si encuentra Fried? Ok. E porca puttanella! Madonna mia, ma... Madonna mia, ogni volta è un casino mirare con ste armi, perché si spostano tutte. C'è tempo per le spiegazioni, devi venire con me. Non posso andare via senza il dottor Fried. Lo troverò io. I miei amici possono tirarti fuori di qui passando dai campi a est. Va laggiù. Dov'è Romer? Non lo so. Aspetta, c'è una pista d'atterraggio a nord del complesso. Probabilmente è diretto là. È l'unica via di fuga. Gabe, Romer è diretto verso una pista d'atterraggio a nord del complesso dei laboratori. Uno dei tecnici mi ha detto che la giungla circostante è minata per evitare che i lavoratori raggiungano gli aerei da cargo. Fa attenzione. Ok, vado. Questa è praticamente in contemporanea con la missione che abbiamo fatto nella seconda missione, dove eravamo con Gabriel Logan, se vi ricordate, no? Che lui poi è andato alla pista d'atterraggio, ha trovato Romer con l'equipaggiamento dell'agenzia, eccetera, eccetera, no? E quindi queste, diciamo, sono due missioni che si sono svolte in contemporanea. Quindi mentre noi stavamo liberando gli scienziati qua, Gabe stava andando a pigliare Romer. Qua mi servono gli esplosivi. Forse erano qua. No, granate. Ma non credo di dover utilizzare le granate. Io mi ricordo che c'era proprio tipo il C4 che dovevamo utilizzare.
che si piazzava davanti alle porte e poi le porte saltavano. Non le granate. Le granate non c'entrano un cazzo. Che fu esso? Ecco, qua ci sono praticamente gli altri computer. Ok, me ne manca uno solo. Che fu esso? Ma poi da dove cazzo spuntano sti nemici? Cioè, si materializzano. Eccolo, C4. Esatto. Adesso possiamo far saltare le celle. Qui ora c'era l'ultimo computer. E qui c'è anche il campione del virus. Ok. E adesso, rifacendo tutta la strada al contrario, possiamo iniziare a salvare anche tutti gli altri scienziati. Ecco, qui c'è il dottore, quello che diceva la Weisinger. L'artefatto è fondamentale per la mia ricerca. È di sotto. Ecco qua, abbiamo preso anche l'artefatto. Ora dobbiamo risalire. Il problema è che io mi ricordo che poi forse dovevamo continuare di qua. Porca... non la voglio perdere questa armatura così. C'è il sistema di riavvolgimento, minchia, sfruttiamolo. Perché ora dobbiamo fare praticamente tutta la strada al contrario. Perché devo liberare gli altri scienziati che erano chiusi. Ecco, tipo... piazza il C4 qui. E ora andiamo dal... dallo scienziato. C'è un elicottero che ci aspetta oltre il tempio est. Corri. Perfetto. Me ne mancano altri tre, che sono quei due che erano rinchiusi là dietro, più questo che era rinchiuso qua. E li abbiamo liberati tutti. Ok, qua dovrebbe bastare. Che ci aspetta oltre il tempio est. Corri. Perfetto, gli ultimi due, che sono quelli là dietro. Che fu esso? No, 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 vai via. Lasciami stare. Eccoli, uno. E due. Così, ora questo lo andiamo a liberare. Per favore, non uccidere. C'è un elicottero che ci aspetta oltre il tempio est. Corri. Che ci aspetta oltre il tempio est. Corri. Perché dice c'è un elicottero che ci aspetta oltre il tempio est, quindi anche noi dobbiamo andare a est. Ah no, me la fa finire automaticamente? Non me lo ricordavo. Quello fu il nostro primo incontro col virus Siphon Filter.
All'epoca non avevamo ancora idea che Romer fosse segretamente costretto a lavorare per i nostri stessi superiori. Fiducia, Miss Tsing. Sembra che non ce ne fosse molta nella vostra agenzia, non trova? In effetti era così, sì. Ma lei si fidava di Gabriel Logan? Certo che credevo in Gabe. Se ti trovi in mezzo a una sparatoria, è Gabe Logan che vorresti a fianco. Metà della mia squadra è andata. Ehi, Irem? Devono aver saputo di questa spedizione. Probabilmente hanno deciso che potevano tenersi il virus. Chi è il contatto? Non lo so, però dobbiamo arrivare a quel camion prima di loro. Muoviamoci. E qui adesso praticamente si sta svolgendo la missione in contemporanea, no? Cioè, Gabe Logan ha depositato le sue testimonianze, è andato via e sta lavorando adesso appunto per scoprire chi è che si trova dietro l'agenzia, perché l'agenzia ha comunque avuto il suo ruolo principale all'interno della storia, ma c'è qualcuno che tira i fili dietro e ora Gabriel Logan lo andrà a scoprire. Mentre invece Liang Xing sta ancora parlando e sta ancora fornendo la sua deposizione nel processo che appunto li vede incriminati sotto appunto il nome di questa agenzia. Detto ciò, ovviamente abbiamo finito, quindi io vi rimando alla prossima puntata, al prossimo livello e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!